mangiato tutti assieme. Questo pranzo è organizzato dagli attivisti di Forlì, bravissimi, abbiamo mangiato benissimo. C'è pranzo di autofinanziamento come al solito, perché come sapete noi campiamo di questo sostanzialmente, visto che non accettiamo rimborsi elettorali o finanziamenti pubblici di alcun tipo. E adesso stiamo andando tutti insieme al Salone Comunale per ascoltare quello che diranno i nostri portavoce in Senato riguardo turismo, violenza sulle donne, parleremo anche di legge elettorale, insomma tanti argomenti che riguardano tutti i cittadini e quello che sta succedendo oggi in Parlamento. Volevo chiederti se puoi dirci due parole sull'evento che andremo ad iniziare tra poco. Beh, è un evento che dà proprio l'idea di cosa debba fare il Movimento 5 Stelle, cioè soprattutto informazione, mettendo a disposizione i saperi e le idee che vengono proposte ai parlamentari dalla cosiddetta base, e poi specificherò perché cosiddetta, affinché poi questi li offrano, questi temi, questi contenuti, ad altre parti del mondo 5 Stelle, perché con il dialogo non si può far altro che crescere. Quindi oggi il sottoscritto ragionerà dell'evoluzione del lavoro da qui al 2025, richiamando i risultati della ricerca proposta da Claudio Cominardi e Tiziana Ciprini, che ha visto coinvolti Domenico De Masi, ma tanti studiosi dell'economia e del lavoro, italiani e non solo. Ma soprattutto sarà un'occasione, tenendo conto anche dell'apporto di Laura Castelli, Gianluca Castaldi e di Paola Taverna, di ragionare di temi per esempio di contabilità degli enti locali, in particolar modo sarà Laura Castelli che sarà impegnata su questo. Gianluca dovrebbe ragionare di legge elettorale, perché reputa che si possa e si debba fare questo sforzo affinché su un tema che apparentemente può sembrare molto tecnico tutti quanti si abbiano le idee chiare, e Paola ragionerà di questioni legate alla condizione femminile, in particolar modo alla salute della donna in Italia, perché sono temi che molto spesso il dibattito politico dimentica, glissa, ma sono temi che poi costituiscono i criteri con cui decidere se la qualità della vita sia accettabile o meno. E pertanto ragionare con tutti, perché noi non veniamo semplicemente a fare una comunicazione monodirezionale, ma veniamo anche e soprattutto per rispondere a domande, per ricevere suggerimenti ed eventualmente anche per accogliere critiche costruttive. Noi siamo a disposizione al fine di migliorare la qualità dell'offerta contenutistica del Movimento, perché il Movimento non può che tornare ad essere, non può che essere soprattutto contenuti, contenuti, contenuti. Con una quantità di ruoli che si sono sommati. Certo, abbiamo dovuto cominciare ad essere delle lavoratrici, abbiamo dovuto cominciare ad essere dei manager, ma non abbiamo perso il nostro ruolo, che era quello di donna in casa, di madre, di moglie. Quindi abbiamo cominciato ad accumulare sulle nostre spalle tutta una serie di responsabilità che lo Stato avrebbe dovuto in qualche maniera accompagnare. Quindi non è possibile, se non c'è uno Stato che ti aiuta, riuscire a fare tutto quello che hai davanti quotidianamente. Un grazie a chi ha organizzato l'evento di oggi. Siamo a Forlì insieme a Castaldi, insieme alla Taverna, insieme a Morra, e ci sono anch'io, e parleremo di tanti temi che toccano i comuni, di quello che sta succedendo, dei prossimi mesi che ci vedranno impegnati in una grandissima campagna elettorale per arrivare al governo di questo paese. Io in particolare parlerò del rapporto tra i comuni e lo Stato, tutto quello che sembra non esistere più, perché il cittadino non si sente parte di uno Stato, non si sente vicino alla politica, e che invece è bene che i cittadini sappiano, perché le scelte che lo Stato fa nei confronti dei comuni sono scelte che influenzano la vita e i servizi essenziali del cittadino. Ci si spiega tutto se si guarda come queste classi politiche hanno utilizzato i soldi. Come la ridisegni questa società? La ridisegni con i programmi, e i programmi noi li abbiamo scritti e sottoposti alla rete. Non c'è nessun partito politico che ha pensato in questi anni di far scegliere in rete i programmi con i cittadini, e ci continuano a prendere in giro, e io sono felice, perché quando si accorgeranno che questa cosa farà la differenza, e l'ha già fatta la differenza, dovranno ricordarsi che ogni tanto è molto meglio stare zitti piuttosto che dire una stupidaggine.
parlo velocemente di questa truffa elettorale, perché dobbiamo arrivare alle persone che credono nei programmi, anche che non votano il movimento, casomai votano un programma di centro-sinistra, di centro-destra, e fargli capire la truffa, cioè si è fatto in modo, andando contro al movimento, ma questo mettiamolo come problema secondario, di far eleggere il 100% di parlamentari nominati, quindi il prossimo Parlamento sarà fatto da tutti nominati, ma soprattutto di non rispettare la volontà popolare. C'è un sistema di trascinamento del voto dalle liste piccole alle liste grandi, dal nome dell'uninominale verso le liste maggiori, quindi Forza Italia, PD e Lega, che di fatto stravolgerà la volontà popolare. Per fare un esempio abbastanza semplice, il Movimento 5 Stelle 100 persone metteranno la croce e prenderà 100 voti. Per quanto riguarda Forza Italia, Lega e PD, 50 persone voteranno questi partiti, ma di fatto nel conteggio questi partiti prenderanno 80 voti. Devo dire che ha superato le aspettative, come gruppo ci siamo mossi secondo me in maniera egregia, abbiamo avuto tante passa persone a mangiare alla cena di autofinanziamento, è stata una gioia nella nostra sede, diciamo sala dove facciamo le assemblee, quindi dove si riunisce il meetup, e poi abbiamo avuto quattro parlamentari fantastici che ci hanno dato l'energia incredibile, e notare che ci sono dei comportamenti politici che sono identici a livello parlamentare, sono identici a livello comunale, ci dà un altro po' di fiducia, perché ci sentivamo sempre contro il muro, ma contro il muro ci siamo un po' tutti, e quindi alla fine è mal comune mezzo gaudio, però vuol dire che comunque stiamo andando nella direzione giusta. Esatto. E poi questa energia è fondamentale, perché noi, come ho detto anche prima, siamo 2 contro 30, quindi siamo un po' accerchiati, soprattutto su queste tematiche dei gettoni, no? Della restituzione dei gettoni, su queste cose qua. Loro sono accerchiati dei cittadini fuori, però noi qui, cioè, come consiglieri in consiglio, sentiamo un po' accerchiati, e quindi ci fa piacere avere un po' di energia e il supporto anche dei nostri parlamentari, esatto, che ci rigenera e ci dà altra forza per andare avanti. E poi soprattutto come gruppo, che vuol dire che stiamo facendo tutte le cose per bene, stiamo diventando sempre più compatti come meetup, e abbiamo bisogno di energie comunque, di gente nuova, di fresca, idee, perché qua è una fucina e nelle fucine bisogna portare sempre materia. Esatto. Per cui dateci supporto. Grazie a voi. Grazie.